Ci hanno chiamato parecchi genitori di questa scuola, che è un plesso distaccato dell'Istituto Comprensivo dell'Alcmeone, perché c'è innanzitutto un disagio oggettivo, quello di non avere aule a disposizione, pur avendo nell'edificio di competenza delle disponibilità, e soprattutto perché questo problema non si risolve molto probabilmente, anzi sicuramente, per un problema squisitamente burocratico. Andiamo a sentire dentro cosa ci dicono. Abbiamo sti ragazzi che dall'inizio dell'anno ruotano nel corridoio, come giustamente diceva lei, e questo cosa comporta? Comporta fare delle lezioni in un ambiente dove si distraggono più facilmente, dove non hanno accesso alle strutture tipo le lavagne luminose, tutti insomma quei servizi che normalmente in un'aula ci sono. Quindi questo ruotare creerà dei problemi nella loro formazione, nel loro apprendimento, perché ovviamente sono distratti. Non per ultimo alcuni genitori, dico anche giustamente, delle terze medie che quest'anno avranno degli esami, giustamente pongono il problema dicendo i ragazzi dovranno sostenere un esame a fine anno. Questo diciamo distrarsi probabilmente li creerà problemi nell'espletamento dell'esame di fine anno. Ma la cosa grave è che le classi ci sono. Come molti di noi sanno, questa struttura era nata, diciamo, per ospitare l'università. Poi nel corso degli anni ha avuto diverse, diciamo, destinazioni. Adesso ci troviamo in questa fase che non abbiamo capito bene se questa struttura dovrà essere destinata a servizi sociali, a protezione civile. Sta di fatto che al momento le classi sono abbandonate, sono chiuse e non possono essere utilizzate da ragazzi che ne hanno bisogno, diciamo, sia come esigenza sia proprio per il loro diritto sancito costituzionalmente, che è il diritto all'istruzione, che dovrebbe. Cosa vi ha detto il dirigente scolastico? La dirigenza scolastica, ad onor del vero, si sta muovendo diciamo per come può, nel senso che sono state fatte delle istanze scritte, quindi sicuramente diciamo, il problema non è abbandonato a se stesso da parte della dirigenza. Ma nella concretezza ancora non si è risolto questo problema. Siamo arrivati adesso a fine gennaio e ancora sti ragazzi girano. Quindi qualcosa si è interrotto in questo circolo. I bambini intanto si adattano un po' alle situazioni, per cui loro, come dicevamo prima, hanno anche visto il bello dello stare nel corridoio, perché comunque gli insegnanti gli hanno cercato un po' di fargli capire quello che poteva essere lo stare insieme in un'altra circostanza, fuori dalle proprie aule, e lo hanno fatto anche gratificandoli, perché loro si sono comportati anche talmente tanto bene che sono stati addirittura premiati con una giornata sportiva altrove. Però poi, riflettendo con mio figlio, in effetti anche lui ha cominciato a vedere i punti negativi. Allora ha cominciato a parlarmi. In effetti c'erano anche le mosche, c'erano le zanzare, c'era chi apriva la porta perché doveva passare e andare, per esempio, non so, da un'altra parte della scuola, per cui ovviamente necessariamente bisogna passare dal corridoio. Sì, ma in effetti potremmo stare anche meglio. Allora, ragionando un po' insieme, è venuta fuori una metafora che abbiamo anche messo per iscritto, no? E lui all'inizio mi ha detto: ma cosa stai scrivendo? Sì, perché ho detto l'apprendimento, ho detto, secondo me è come una ciambella. Gli ingredienti ci sono tutti. Ci siete voi, che siete gli alunni, con la vostra volontà di imparare, il desiderio di conoscere e anche un po' la curiosità, no? Di avvicinarvi ai contesti scolastici. Ci sono i vostri insegnanti, che sono il lievito. Ecco, fondamentale. Fondamentale. E perché loro fanno di tutto. Io voglio dire anche questo, che conosco personalmente la formazione di questi docenti e sono insegnanti formati per un tipo di didattica diversa dalla tradizionale, per un tipo di didattica laboratoriale, appunto. Con lo spirito tradizionale, perché vedo con un attaccamento incredibile. Lo spirito è tradizionale, però la metodologia è quella che li porta da un'altra parte, no? Cioè verso non più la semplice lezione frontale, ma anche qualcosa di diverso. Per cui la loro tenacia c'è e anche il loro pensiero creativo c'è tutto. Però manca un po' la cura dell'ambiente, no? La cura dell'ambiente di apprendimento. Quindi il forno. Il forno. E io ho detto, questo forno va inserito, questa ciambella
lieviterà al punto giusto e diventerà soffice e calda soltanto nel momento in cui queste componenti ovviamente hanno un equilibrio. Se questo equilibrio viene a mancare è normale che qualcosa perderanno, no? Questi nostri bambini. Invece per loro è il diritto ad imparare anche attraverso lo spazio. Cioè, io onestamente credo che si possa fare scuola con poco, no? Bastano i bravi insegnanti, gli alunni. Però perché dobbiamo togliergli anche la possibilità di imparare in maniera diversa e di fargli vivere l'istituto in un modo diverso? Quando io ho scelto questa scuola, l'ho fatto perché un insegnante mi ha detto: è un'isola felice la nostra. Me la ricordo ancora come frase. E l'ho fatto perché credevo nell'offerta formativa che c'è. Ti ho detto, conosco le insegnanti, io conosco la filosofia che sta alla base di questo istituto, che è quello orientato verso la didattica creativa, verso la didattica laboratoriale. Ma laboratorio è qualcosa di diverso dall'aula con i banchi, con le sedie, la lavagna. Il laboratorio è qualcosa che si costruisce, che si organizza, proprio per fare in modo che quelle attività possano essere espletate al massimo. Percorriamo quello che è stato, diciamo, anche la storia di questo istituto, che nasce come scuola, questo bisogna dirlo, nasce come, come scuola. Certo. Poi arriva l'università, vero? Sì. E poi cosa accade? Poi questa una parte l'università va via, come tutti sappiamo, perché le cose belle a Crotone durano poco, e quindi è diventata scuola primaria ed è stata concessa alla scuola primaria di Via Safo, che aveva bisogno di spazi. E poi abbiamo visto alternarsi in questa stessa struttura sia la protezione civile, alcune associazioni non meglio identificate, perché non abbiamo mai visto nessuno in realtà qui, non abbiamo visto persone, non abbiamo visto nessuno, tranne qualche macchina della protezione civile. Questo sì, questo l'abbiamo visto, qualche macchina della protezione civile. Poi doveva venire l'archivio di Stato, doveva venire la biblioteca, e non abbiamo visto questa biblioteca, questo archivio di Stato mai fruibile, cioè non c'era nessuno possibile, in una biblioteca non c'era nessuno. Noi non riusciamo a capire il perché. Perché questa struttura ci deve essere preclusa? Una struttura nata come scuola deve essere preclusa agli alunni, ai docenti che vorrebbero lavorare in maniera laboratoriale, vorrebbero avere degli spazi per allestire le aule, come abbiamo fatto in passato grazie alla preside Garritani. Noi avevamo i ragazzi che si spostavano per le aule, avevamo il laboratorio storico geografico, avevamo il laboratorio di tecnica, avevamo il laboratorio di scienze. Noi non vogliamo rubare alunni a nessuno, da nessun'altra scuola, noi vogliamo soltanto poter dare quello che possiamo fare, quello che sappiamo fare ai nostri alunni. Questi spazi esterni che abbiamo visto da fuori, inutilizzati, maltrattati, cosa potrebbero divenire? Allora, io sono sogno ad occhi aperti. Per me questa scuola potrebbe essere davvero un'isola felice, un giardino. Abbiamo delle fioriere che sono inutilizzabili, abbiamo degli spazi inutilizzabili, e noi qui purtroppo ci sentiamo ospiti in casa nostra, perché non sappiamo se fare un laboratorio di, che ne so, sostenibilità. Noi quest'anno stiamo portando avanti diversi laboratori di sostenibilità con le famiglie, con i genitori, con i ragazzi, ma poterlo fare all'esterno sarebbe bellissimo, e non possiamo, perché non sappiamo se questo pezzo di terra è nostro e lo possiamo gestire. Noi docenti abbiamo paura di fare qualsiasi cosa. A me piace per esempio fare letteratura all'aperto, e ho utilizzato in passato l'anfiteatro che abbiamo qui davanti, però ho paura, perché ho paura che si possano far male, ho paura che mi viene qualcuno e mi dice: questa non è zona vostra, o fare una piccola rappresentazione, no, teatrale. Non abbiamo la possibilità di utilizzare le aule di piano terra per poter avere un cavo e un microfono, cioè ci manca l'essenziale in una struttura che avrebbe tutto. E questa è la cosa che ci fa rabbia, e finora siamo stati pazienti, perché abbiamo scritto lettere, siamo intervenuti nel modo più soft possibile, perché giustamente abbiamo e continuiamo ad avere fiducia nelle istituzioni, perché sono loro che devono dare delle risposte a noi, e la scuola è la prima istituzione fondamentale per la società. Quindi io mi aspetto ancora delle risposte. Ci è capitato veramente di rado di incontrare degli interlocutori fra genitori, come avete sentito, è un doppio ruolo, diciamo, per cui abbiamo preferito forzare la mano, perché
Apprezziamo tantissimo in tutta questa vicenda che la dirigenza scolastica, gli insegnanti sono veramente all'opera per risolvere anche nell'immediato il problema, e lo abbiamo sentito. Il problema è un altro, cioè è possibile che progetti della protezione civile, che molto probabilmente hanno a che vedere con finanziamenti, una dislocazione dei servizi sociali che, parliamoci chiaro, in comune pesano più ai politici che non ai cittadini, anzi i cittadini che devono soffrire di un importante servizio come quello dei servizi sociali hanno bisogno non certo di una sede distaccata, spesso devono rimanere fino a tardi, e poi soprattutto in un edificio pubblico così, cos'è erigere muri? Cioè ancora andiamo a pensare che erigendo muri fra servizi sociali e scuola si risolve il problema? Per favore commissario, per favore dirigenti, almeno su questa questione della scuola che è fondamentale, non mischiate la burocrazia, questa è nata come scuola, deve rimanere come scuola, ha degli insegnanti, una dirigenza eccellente, siamo in una zona periferica, non fate giustificare gli insegnanti dirigenti che non vogliono rubare l'offerta formativa da altri istituti, questa è un'altra baggianata. Io capisco perché si sono parzialmente giustificati sia gli insegnanti che i genitori, e non esiste, questa è un istituto scolastico, è nato come istituto scolastico, deve rimanere istituto scolastico in una parte della città che deve avere dalla propria parte le istituzioni, e le istituzioni viaggiano innanzitutto sui servizi essenziali, e la scuola è il primo inesauribile servizio essenziale.